L'attenzione della Lega per quanto riguarda la ricerca e soprattutto le figure anche dei ricercatori, quali sono le strategie anche a lungo termine? Ma intanto noi dobbiamo affermare con fierezza che dal punto di vista della ricerca clinica, medica e scientifica noi abbiamo in Italia i numeri uno o tra i numeri uno al mondo. La nostra scommessa è far diventare l'Italia l'hub di queste ricerche, perché la collaborazione funziona benissimo, i nostri esperti, i nostri scienziati, i nostri ricercatori lavorano bene anche nei centri di ricerca all'estero e c'è grande collaborazione, però vorremmo che questa potesse essere sviluppata, avesse come centro operativo e logistico l'Italia. Certo, c'è bisogno di un grande impegno, la politica, lo Stato deve fare di più, soprattutto per raggiungere, non dico per raggiungere completamente, ma per raggiungere o per, come dire, ridurre il gap che c'è ancora con la ricerca privata, perché il numero uno oggi sulla ricerca la fa ovviamente la ricerca farmaceutica, la ricerca dei privati, la ricerca finanziata appunto dal mondo che non è pubblico. Quindi il nostro impegno c'è l'impegno nei confronti degli operatori, ma c'è l'impegno anche nei confronti poi dei malati, perché sostanzialmente poi i farmaci, ad esempio salvavita, i farmaci quelli più importanti sono l'ultima speranza per i malati, noi dobbiamo guardare con grande attenzione alle loro esigenze. Al quinto convegno nazionale di FADOI si è parlato proprio di ricerca da promotori no profit in Italia e quanto sia importante che dentro la ricerca ci sia la persona al primo posto. Questa attenzione, questo dialogo tra politici e realtà come FADOI è fondamentale? Ma lo è assolutamente sì, e lo dicevo prima, assolutamente. Lo scopo fondamentale della ricerca è sempre l'individuo, è sempre l'essere umano. Noi abbiamo fatto tantissimo in campo tecnologico, intendo la nostra società, ma c'è ancora moltissimo da fare. In Italia, ad esempio, possiamo fare ancora tantissimo dal punto di vista della diagnostica, possiamo fare tantissimo dal punto di vista della relazione con il paziente. Ci vuole veramente, prima di tutto, grande umanità, grande attenzione e grande rispetto. Questo viene prima di qualunque altra sovrastruttura politica o sociale. Rafforzerete il dialogo con realtà come FADOI, quindi con realtà scientifiche, quindi manterrete il dialogo con le commissioni anche relativamente ai temi scientifici? Assolutamente, senza il dialogo non si va da nessuna parte, non c'è evoluzione. Il dialogo prima di tutto, poi si deve cercare di trovare ovviamente la sintesi.